Eccoci qua, allora oggi mi mettono veramente alla prova. Devo presentare intanto i miei ospiti, inizio da quello più semplice. Riccardo, con una sola C, Riccardo Takamitsu. Takamitsu, ah, era più semplice, Takamitsu. Sì, più facile. Allora, Riccardo intanto diciamolo, è giapponese-brasiliano. Perché hai mamma giapponese e papà brasiliano. Dovete sapere che in Brasile c'è la comunità giapponese che è la più importante, addirittura oltre 2 milioni di giapponesi. La più grande al mondo sta a San Paolo. A San Paolo, oltre in Brasile. Senti, e com'è questa cucina? Perché quando noi andiamo adesso a mangiare anche il giapponese, in realtà mangiamo giapponese e brasiliano. Bravissimo, è nippo brasiliano. Nippo brasiliano. È un mix fra, cioè, la rigidità del Brasile, del Giappone, e la fantasia, l'allegria del Brasile. Ma già quando parli senti la fantasia, l'allegria, bellissimo. Che cosa ci hai portato qui? Allora, praticamente ho portato un po' di carpaccino per iniziare, poi dopo ho portato un percorso di crostacei, che sarebbe un rolls, però in una versione molto più moderna, e un sashimi rose, che non è un sashimi e non è un rose, e fra poco capirete il perché. Ok, allora, ti lascio lavorare. Grazie. Vittorio, adesso arrivo da te, la parte più difficile è questa, Jiangyu. Jiangyu. Ok, Jiangyu, cinese, la parte, dobbiamo dire anche che siete stati precursori di un'altra cucina proprio qui in Italia. E la particolarità di Jiangyu è che lui cucina cinese, ma con prodotti coltivati in Italia, selezionati, è vero? Esatto. Tipo che cosa? Tipo queste verdure che vengono tutti nel agropuntino, okay. Questi funghi si chiamano shiitake, e vengono coltivati nelle grotte e castelli, e poi carne nazionale, okay. Esatto. Ecco, mi dici una cosa, ad esempio, buongiorno agli amici di Uno Mattina, come si dice? Zao san hao. Basta. Cioè io dico buongiorno ai amici di Una Mattina, tu fai così poco. Cao san zao. Allora, Vittorio, vengo da te, Vittorio, intanto perché è straordinario, sono sempre più le persone. Vittorio Castellani è esperto di cibi del mondo, perché oggi noi, soprattutto anche i miei figli, non vedono questo cibo così lontano, fa parte della quotidianità. Assolutamente, in Italia ormai, pensa che il primo ristorante cinese è aperto nel 1949, quindi è proprio qua a Roma peraltro, quindi sono passati molti anni e è aumentata, oltre che la quantità, anche la qualità. Come vediamo, questi ristoranti mantengono fede alle loro tradizioni, che interpretano con le eccellenze italiane, sia che si tratti di prodotti nostri come i pomodori, le cipolle, eccetera, ma soprattutto questi nuovi ingredienti. Sono 114 nuove specie subtropicali che si coltivano nella pianura padana, e non parliamo del sud con i frutti tropicali. Ecco, possiamo dire che comunque anche questa cucina è diventata made in Italy. Sì. Perché stai dicendo 1949, alla fine penso anche io quando sono nato nel 78, certo. sono cresciuto anche con queste pietanze, diciamo, diverse, nuove. Certo, all'inizio il ristorante cinese era un po' l'alternativa alla pizza, permetteva alle famiglie di uscire, è anche una cucina a basso costo, low budget, però negli ultimi anni si è molto evoluta, finalmente sta comparendo la nuova cucina nella Chinatown di Milano o qua a Roma. Ecco, e tra l'altro sappiamo anche dell'importanza di questi prodotti. Faccio un esempio, no? Le spezie. Quante volte i nostri nutrizionisti ci dicono anche utilizzate, bisogna saperle utilizzare. Utilizzate, sempre più persone vanno ad acquistare le spezie. Allora vado proprio da Rebecca. Rebecca, ritorno da te, perché anche nei nostri mercati ormai sono tantissimi gli italiani che acquistano prodotti che comunque vengono utilizzati maggiormente in Oriente. Sì, esattamente, guarda, in realtà io ti porto in Sud America, dall'Oriente passiamo al Sud America, e precisamente qui, in questo banco di Magdalì, imprenditrice peruviana, arrivano alimenti mai visti e arrivano dal Perù, insomma in Italia non si possono produrre. Guarda, io ti volevo far vedere perché è meraviglioso il mais peruviano, io chicchi così non li ho mai visti, sono grandissime. C'è anche questo mais, il mais viola, con cui si fa una bibita che si chiama Magali? La ciccia morada. La ciccia morada, che serve per la pressione arteriosa, la regola. Ma per quanto riguarda i cibi fusion, i ristoranti ormai fusion, tra gli anteprimi hanno sempre il ceviche di pesce, e il ceviche di pesce, mi diceva Magali, arriva proprio dal Perù, e si usano dei peperoncini, forse gli chef in studio li conoscono sicuramente, quali sono? El ají limo, el rocoto y el ají amarillo. Provo io, ají limo, rojo, l'amarillo e il rocoto.
Questi sono praticamente i peperoncini che si utilizzano per il ceviche. Che, questo anti... che cos'è il ceviche? Il ceviche è un piatto di pesce insieme crudo. Al limone, crudo. E viene marinato. Praticamente marinato con questi peperoncini, ma anche lime e tutto. E poi io passerei alla frutta, perché io frutta così non l'ho mai vista, Massimiliano. Questa qua la conosciamo, è la maracujá, però è quella, noi non la conosciamo così, gialla. Quella che vendono nei mercati, questa è peruviana, quella che vendono nei mercati assomiglia un po' di più a quest'altra invece, a questa lucuma che è un frutto andino, cioè questo veramente cresce soltanto nelle Ande peruviane. Prova un pochettino ad aprircelo e spiegaci un po' che cos'è. Okay. Con questa si fa un frullato insieme al latte, alla cannella e si fa anche un cheesecake e al ghiacciolo. E il sapore, mi dicevi, della pesca? Non è un sapore, però si assimiglia alla pesca, perché c'è il nocciolo e la buccia, però il sapore è diverso, è buono. Sì, sì. Rebecca ritorno tra veramente pochissimo, perché Vittorio, intanto Rebecca ci ha fatto fare questo viaggio, prima eravamo in Oriente, adesso siamo andati in Occidente, addirittura ci ha portato pure sulle Ande, meravigliose, e tu per lavoro hai avuto la fortuna veramente di girare il mondo. Assolutamente. Però quando assaggi quei prodotti lì, hanno un altro sapore. Beh, dipende, sì, se, tendenzialmente sì, ma in alcuni casi in Italia stanno venendo benissimo. Pensiamo a tutti gli agrumi come il finger lime, il kaffir, ma gli stessi manghi oggi in Sicilia o in Calabria o in Sardegna crescono e hanno un'intensità di sapore che è pari a quella dei paesi nativi. Certo, alcune specie come la lucuma che crescono magari nella foresta amazzonica, quelle ce le scordiamo, ma è interessante come anche le aromatiche, il lemongrass, lo sci. Quindi il riso addirittura si coltiva nella pianura padana, riso giapponese, riso thailandese in Sardegna. Ecco, come cambia la cucina tra Riccardo e Jeanju? Beh, allora, sono due espressioni molto interessanti, perché la cucina cinese che abbiamo oggi è quella che si basa sulla tradizione. Abbiamo i jiaozi, i classici ravioli, i mien, la pasta, tutte le varietà di pasta e le verdure. Cambia anche la cottura, poi? Cambiano le tecniche di cottura, c'è molto vapore, c'è molto stir fry con il wok, che parliamo di problemi energetici. La cucina cinese è una cucina velocissima, i cinesi sono 1.400.000.000, il problema del consumo energetico e del risparmio con la tecnica wok se l'erano posti fin dal principio. Ecco, ce lo spieghi un attimo però la tecnica wok. Sì, allora la tecnica wok permette di mettere a massima intensità, altissimo il fuoco su questa pentola nella quale si può cuocere con tutte le tecniche. Quando arriva circa a 300 gradi velocissimamente si buttano gli ingredienti, le verdure, la pasta, tutto insieme, il condimento, 1, 2, 3, via, è servito. Quindi ecco, poi altra cosa invece, poi fanno molto anche a vapore loro. Assolutamente, e quindi è anche una cucina leggera, con pochissimi grassi. Io quando vado in Cina mangio 5 volte al giorno, torno e riesco a dimagrire. Ma com'è possibile? Che cosa hai fatto? Come è finito il piatto? Questo è un guanciale di manzo brasato, sotto abbiamo... Però mi sembra più brasiliano, brasado. sotto invece abbiamo un tortino di patata dolce, wow, americana, oppure, seconda della stagione, può essere anche benissimo la zucca. Ok, adesso invece trasferiamoci di qua. Beh, Vittorio, quindi la cucina come cambia? La cucina cosiddetta Nikkei è proprio un classico esempio di come le cucine nel corso dei secoli si sono amalgamate, incontrate e fuse. Quindi è uno dei massimi esempi insieme a quella peruviana, perché sono le più grandi comunità giapponesi fuori dal Giappone. Le troviamo proprio nel Barrio Libertaggi in Brasile, a Sao Paulo e a Lima. E qui la grande tecnica, la grande scuola, la maestria nella lavorazione del pesce crudo si incontra con la fantasia, la libertà, anche perché sappiamo la cucina giapponese essere molto rigida e immodificabile, mentre invece gli chef in Giappone, in Brasile, si sono sbizzarriti con la creatività. Riccardo Takamitsu. Quanto invece la cucina italiana è entrata nella tua cucina? Allora, vi posso fare come esempio? Qui abbiamo i gamberi rossi di Mazara del Vallo, abbiamo il tonno rosso del Mediterraneo. Quindi sei riuscito a incastrare il tutto. Però vedete, io penso a questo, che lui è partito dal Giappone, passando per il Brasile, arrivando alla Cina. Dov'è che si cucina il meglio? Qui in Italia. Beh, grazie Vittorio, ringraziamo i nostri ospiti, grazie. Siamo veramente curiosi di assaggiare tutti i vostri prodotti.